Guardate nell'amicizia, che è successo? Un telegramma, calà! Che è successo nell'amicizia? Sì. Un telegramma, calà! Un telegramma per me? E da dove viene? E che ne faccio, il fattorino non me l'ha detto. Un telegramma, è così, all'improvviso arriva un telegramma. E come doveva arrivare? A poco a poco. E io non so perché questi telegrammi a me mi fanno sempre una certa impressione, mi mettono un nervoso addosso che non ve lo potete nemmeno immaginare. Ecco, mettete qua, dammi c'è. Sì, grazie assai. Grazie, grazie mille. Ah, i telegrammi, quando senti i telegrammi sono una cosa tremenda, non ragiono più, comincio a tremare tutto quanto. E guarda, si sarà così. Ma come la zeccano questi telegrammi? Non ho capito come. Ah, ecco qua, oi. Oh, fissato fra 3 giorni tuo debutto a Milano. Parti subito. No! Debutto a Milano! Debutto a Milano! Ha già fatto il colpo, ha fatto il colpo, che bella cosa! Oh, che bella cosa! Marì, Carolì! Dice sì, debutto a Milano, vado a cantare a Milano, vado a recitare a Milano! Oh, mamma mia, quanto ne abbiamo oggi? 10 giugno 1936, fra 3 giorni, proprio il giorno dell'onomastico mio, Sant'Antonio mi ha fatto la grazia, grazie Sant'Antonio. Sant'Antonio, fammi tu un po' di tipo propaganda da quelle parti, Sant'Antonio, che ti chiama la tua. Vado a Milano. Va a fare il teatro a parte cosa, ecco, l'hanno bravo. Pigliato a Milano. Mi hanno pigliato, mi hanno passato la visita medica per il servizio militare, ma che avete capito? Vado a debuttare a Milano, vado a recitare a Milano. Che fortuna, chi se l'aspettava? Ma che succede? Vado a debuttare a Milano, Anna Margherita, vado a debuttare a Milano. Vi andate a buttare a Milano? Ma vado a buttare dentro una figlia, chissà che ha capito, quel cretina. Vado a recitare, vado a cantare a Milano. Arrivederci, date buone cose, amici, sì. E datemi gli auguri, grazie assai. E come faccio? Là non mi capiscono come faccio. Non mi capiscono, e perché parlano francese? Non signore, che c'entra, parlano francese, ma parlano svelto, la si succhiano le parole come si succhiano i vermicelli, ma che vogliamo scherzare? E poi tutte parole difficili, e tu sanni, e biscella, e bauscia, ma chi capisce? Io so che i napoletani li capiscono pure in America. Vabbè, questo sì, mi arrangerò con le mani, faccio le mosse, faccio la mimica e vi faccio capire, state tranquilli. Nanni, fammi la valigia e non ti dimenticare di metterci dentro la paglietta e la caccavella. Che bella cosa, Milano. E come faccio per mangiare? Che è un altro guaio! È un altro guaio, la mangiano tutta roba difficile, la mangiano il risotto con del zafferano, la scorcionera, chi se la mangia la scorcionera? Ma che vogliamo scherzare, non capisco. Nanni, fai una cosa, nella mia valigia mettici pure 10 kg di vermicelli e 7-8 boatte di pomodoro. Pure il pomodoro! E quelli usano lo zafferano, come mangi le spaghetti con lo zafferano, mi fa ridere. Però che bella cosa, ma a Milano se un artista fa successo sono milioni sicuro. Sant'Antò, mettici la mano tua, dici una preghiera per me, vado a Milano, arrivederci, vado a Milano.